Continuiamo ragazzi la carriera, 50° anniversario, andiamo nel 92, rally di Nuova Zelanda e una grande macchina in foto, la Toyota Celica con alla guida il grandissimo Carlos Sainz. Al fulmine cotone il titolo per Carlos Sainz, la stagione precedente del 91 fu incredibilmente frustrante, si fece sfiorare il titolo di campione del mondo per soli 7 punti, nonostante avesse vinto ben 5 rally. Nel 92 Auriol e Cancun, entrambi su Lancia, si ritrovano ancora una volta impegnati nella lotta all'ultimo sangue con Sainz. Rally di Nuova Zealand dal campionato sarebbe stato decisivo. 5 minuti e 10 il record, grande foto di Sainz con Luis Moya, che tempi ragazzi, grande driver, grande Carlos, un fenomeno. E quindi ragazzi andiamo con la nostra Celicone, macchina che mi sarebbe sempre piaciuta avere, non l'ho ancora avuta sulle mani, ho avuto la Supra fatta Castrol, ma un bel Celica preparato con livrea di Sainz o livrea Castrol mi piacerebbe averlo un giorno nel mio garage. Intanto siamo in Nuova Zelanda. Bello il Celicone ragazzi, che macchina. Celica GT4. Bella bella. Questa non è neanche la vera ufficiale, probabilmente mancano le livree ufficiali. Scritta Repsol ci sono. Pronti a partire. Tanto come vi dicevo, nel 50° anniversario non c'è possibilità di mettere il setup. Che sound. Sinistra piena, in destra piena, e sinistra 4 lunga, chiude, in destra 3, e sinistra 4 taglia, in destra 4 chiude, in sinistra 4 e destra 5 frena, chiude 3, in sinistra 5 tieni, destra 4. E sinistra 4, in destra 5, su cima 30. Non taglio ragazzi, anche se rischio di capottarmi. Sinistra 5, in destra 4, in sinistra 5, stai al centro. Tornante destro aperto, in sinistra 4 chiude. In destra 4 corta, e sinistra 4 taglia. In destra 3, e sinistra 4 stringe. In destra 2 e sinistra 5 lunga, chiude. Frena in destra 3 e pericolo curve, stringe. Che assetto ragazzi questa Celica, sinistra 5, in destra spettacolare, di 6, una in sinistra facilità 6. nel movimento del baricentro, E destra 6 incredibile. molto lunga, chiude 5, lunga, Bella, stringe. precisa, risponde bene agli avvallamenti. Bel motore pronto, direi spettacolare. E destra 5, chiude 2 e sinistra 4. In destra 5, in sinistra 5. Guardate come risponde In bene destra 5, in sui sinistra cambi di 6. peso. In destra 4 stringi, chiude, e destra 3, non tagliare, barriera esterna. In sinistra 4 corta, e destra 5. In sinistra 4 chiude, non tagliare, in destra 5 tieni sinistra 5 corta 30. Tornante Spettacolare sinistro ragazzi. aperto 30. Tornante destro aperto, attraversa l'incrocio. E sinistra 4 chiude 2 30. Destra 2 50. Tieni sinistra 2, apre, non tagliare, 80. Sinistra 4 lunga, stringe, e destra 5 stringe. In sinistra 5 chiude 3, in destra 5. E sinistra 2, tieni destra 3 all'incrocio. In sinistra 5 corta e sinistra 4 corta. In destra 3 lunga, in sinistra 3, in destra 3 chiude.
sinistra 5 e destra 5 stringe. Stretto troppo, ragazzi. Ero visto il muso sul muro. E destra 3 chiude. E sinistra 3 chiude, in destra 4 chiude. In sinistra 3 e destra 4 chiude. In sinistra 3 e destra 4. E sinistra 4 taglia, e destra 4 taglia poco. E sinistra 4 e destra 5 80. Attenzione, freno pesante per tornante sinistro. Su asfalto e sinistra piena su 80. E destra piena lunga in arrivo. Andiamo a terminare, ragazzi, questa prova, devo dirvi, spettacolare. Direi, oserei dire la parola per definire questa Celica Turbo 4WD, macchina sempre pronta, ragazzi, telaio spettacolare, si muove da una posizione all'altra in maniera spettacolare. Anzi, voglio proprio vedermi il replay, ragazzi, perché devo dire di una semplicità di guida e una risposta al volante spettacolare. Subito confidenza, per essere la prima volta che la si guida. Una macchina veramente molto intuitiva e veramente spettacolare la risposta di sensibilità del Figa sia sul gas che sullo sterzo. Tra l'altro zero turbo lag, macchina pronta anche sotto, tra seconda e terza si può giocare, quindi veramente una macchina fantastica per questo tipo di prova, bellissima. L'assetto anche veramente molto morbido, lavorava molto bene sul, vedete, piuttosto anche alta, però lavora bene sulle vari avvallamenti, e quindi devo dire mix semplicemente fantastico, ragazzi. Questa prova fatela perché veramente merita. Ci vediamo quindi ai prossimi episodi, sempre con WRC, sempre con 50° anniversario. Ciao ragazzi.